Oggi noi consacriamo, credo, una riunificazione dell'avvocatura ischitana dopo quella spaccatura che c'era stata a luglio. Io ho ritenuto opportuno con gli altri, sentendomi anche con gli altri del nostro gruppo storico, di ricucire lo strappo in nome dell'unità per tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e quindi di voltare pagina e andare avanti. Occorre un nuovo direttivo anche per poter dare nuova linfa, nuovo slancio all'Associazione Forense. Abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere e questo ufficio giudiziario alle mie spalle, e questi due uffici giudiziari, Tribunale e Giudice di Pace, devono assolutamente funzionare. Lo Stato non ci può trattare da serie B solo perché siamo isolani, quindi il personale deve arrivare dalla terraferma. Tutto questo lo avremo con la stabilizzazione. Io, diciamo, mi attribuisco forse umilmente il merito di aver fatto approdare l'emendamento in Parlamento, che attualmente è in discussione alla Camera ed ha già passato a marzo il vaglio di ammissibilità. Bisogna andare avanti su questa strada, bisogna ottenere finalmente questa legge per il Tribunale di Ischia, in maniera tale che poi avremo di conseguenza, ne sono convinto, anche i magistrati ed il personale che mancano e potremo finalmente operare, i cittadini avranno risposta alle loro domande di giustizia. In conclusione le chiedo ecco, un pensiero al termine di questa sua esperienza da presidente, qual è, al di là del vincitore, qual è l'augurio, diciamo, dell'avvocato Cellammare? L'augurio è che il nuovo presidente, possa, diciamo, vivere le stesse emozioni, che ho vissuto io in questi 4 anni e mezzo con grande passione e veramente darsi da fare, per ottenere una grandissima soddisfazione, del funzionamento degli uffici giudiziari sull'isola.